Allora, noi come gruppo di lavoro sapevamo che oggi per come dire, la qualità dei relatori che avevamo scelto, ma anche per la funzione che svolgono, sarebbe stato difficile tentare di fare una sintesi rispetto ai temi che come gruppo di lavoro ci siamo dati in questi mesi. Ma abbiamo scelto apposta per cercare di capire, primo, se eravamo sulla strada giusta, se predicavamo in privato, e secondo, per fare lo sforzo di trovare un minimo comune denominatore, non tengo basso rispetto a questo tipo di ragionamento, per continuare a costruire quello che è stata e che ci auguriamo che possa continuare a essere un'esperienza importante all'interno del gruppo di lavoro. E sostanzialmente, ci siamo detti una serie di cose, perché se noi continuiamo a ragionare, vado subito al dunque, se noi continuiamo a ragionare sulla liberalizzazione del mercato retail rispetto al mercato tutelato, che è solo un pezzo però, un meccanismo più ampio di filiera che deve essere liberalizzato, e quindi eliminando tutte le strozzature, i nodi e quant'altro che impedisce una vera liberalizzazione, corriamo il rischio che non si possa attuare una liberalizzazione compiuta e completa sul tema dell'energia. E allora all'interno di questo ragionamento generale ci siamo detti, e quindi arrivo alle piste di lavoro che ci siamo dati con il gruppo di lavoro e che saranno oggetto di un abstract nelle prossime settimane, e che ci piacerebbe che diventasse lo spunto per la continuazione del gruppo di lavoro proprio sui temi che abbiamo individuato, partendo da una serie di ragionamenti. Il primo tipo di ragionamento: come attuare una vera liberalizzazione, e quindi quali sono i soggetti che possono essere protagonisti all'interno di questo processo di vera liberalizzazione. E all'interno di questo ragionamento ragionare su tre parole fondamentali. Primo concetto: il protagonismo delle parti nel sapere individuare i temi che possono essere utili per una vera liberalizzazione, da proporre ovviamente poi alle istituzioni e alle stesse autorità sull'attività di regolazione. All'interno di questo protagonismo, quale deve diventare il ruolo dell'attività di regolazione? Se è un'attività che nasce dall'alto verso il basso, oppure se in questa logica anche, seconda e terza parola che ci siamo detti, di partecipazione e sussidiarietà, è dal basso che nascono proposte, perché sono le parti che sanno o che dovrebbero sapere, quindi associazioni consumatori e sistema di aziende, che dovrebbero essere in grado, e questa è la sfida, di capire cos'è meglio per liberalizzare. E all'interno di questo tema, uno dei temi è quello, per esempio, dicevo prima, come si concilia rispetto a questa impostazione una nuova e diversa attività di regolazione, o se vogliamo come favorire attività di autoregolazione, visto che per esempio con l'autorità sul tema del libero mercato abbiamo la delibera 150 dell'anno scorso, che dà delle regole minime per protestare all'interno di questo tema. E seconda cosa, come affrontare assieme quelli che sono i costi dell'energia, arrivo al tema delle bollette. Quindi ragionare sul vero valore dell'energia e ragionare assieme su cosa proporre per ridurre oneri che gravano sulle bollette da questo punto di vista, e come rimodulare e ridistribuire all'interno di un ragionamento più complessivo. Quindi sostanzialmente sono questi temi che ci siamo dati come gruppo di lavoro, ripeto, verrà fuori un abstract nelle prossime settimane, e ci auguriamo che su questi temi, che diventano i temi che, se volete, in parte sono già oggetto di confronto tra associazioni consumatori e aziende, perché già è un percorso avviato, ma non con tutte le aziende, non in tutto il settore sostanzialmente. Ma nella logica di Consumers Forum, che deve diventare il luogo dove assieme, spogliandosi ognuno del proprio ruolo, diventa il luogo libero dove ci si può confrontare per poter ragionare su temi che possono interessare tutti quanti. Ecco, ci piacerebbe trasportare questo stesso tipo di ragionamento e farlo diventare buona pratica. Aggiungo, tra l'altro, che il commissario della DG Sanco ha apprezzato molto questa impostazione,
e ci ha fatto capire che se ragionassimo in termini di buona pratica da presentare alla Commissione europea su questo modo di lavorare, vuol dire, avremmo anche delle possibilità di essere anche ascoltati e far diventare anche una buona pratica. Quindi questo è il quanto. Aspettiamo.